Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Tutto ciò che è di importanza vitale si rinnova. E se non si rinnova vuol dire che non serve più. Il che vale anche per la fede e per il suo stesso linguaggio. Nelle letture della prossima domenica risuonano le parole peccato, perdono. Ho peccato contro il Signore, afferma David nella prima. Il Signore Dio ha perdonato il tuo peccato, gli risponde un profeta. Le sono perdonati i suoi molti peccati, esclama Gesù nel Vangelo, rivolto a una prostituta che piange ai suoi piedi. Chi è costui che perdona anche i peccati? Si domandano i farisei. Ma esiste ancora il peccato? Non sono pochi quei tali che considerano ingenui coloro che al peccato ci credono ancora. Ma che cos'è sto peccato? È solo un articolo d'antiquariato religioso o è qualcosa di vitale, anzi di mortale? E cosa c'entra Dio? Dio è il Signore e il difensore di ogni creatura. Se non c'è Dio, o se gli si mette il silenziatore, allora tutto è possibile. Sia far del male al prossimo, come racconta la prima lettura a proposito di David, sia rovinare se stessi, in tutta tranquillità. E allorché Dio è messo a tacere, anche la coscienza degli uomini si addormenta. Allora tutto è possibile, anche trasformarsi in mostri. Chi sarà allora il nostro difensore? Se Dio non potrà dire la sua, chi ci libererà dall'ipotesi del tutto è possibile, nel senso di dal male al peggio? Sì, sarà pur vecchia la parola peccato, ma se la cancelliamo dal vocabolario umano è come gettare nelle immondizie l'ultima garanzia di difesa che abbiamo. Se la fede parla di peccato è per instillare nelle coscienze una sufficiente misura di orrore per quel male che potremo fare agli altri e a noi stessi. Quel male offende anche Dio, perché Lui è il primo che non lo vuole. E non lo vuole perché ci vuol bene, non c'è altro motivo che questo. L'unica passione che ha Dio è quella di perdonare, cioè guarire, risanare. Il perdono di Dio non è una pietra sopra il passato, è una forza, un'energia di creazione. È un futuro nuovo quello che rende possibile. Cosa si deve fare allora? Credere nel peccato? No, il peccato c'è lo stesso, anche se non ci si crede. Credere in Dio occorre, e soprattutto amarlo. Amarlo molto, sempre di più. Chi non ama il Signore, peccati non ne vedrà mai, perché solo l'amore li fa vedere. Senza amore è come vivere al buio, tutto va bene al buio. Amare invece è aprirsi alla luce. Sì, illumina quella luce, fa vedere il bene e anche il male, ma soprattutto guarisce, perché perdona. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.